Ciao a tutti, sono Alessio Martinelli, informatore, consulente, divulgatore nel mondo della fibra ottica. In questo breve video voglio raccontare, voglio spiegarvi come sono fatti i cavetti in fibra ottica che entrano all'interno delle nostre case. Intendo proprio quei cavetti di raccordo che dal box dell'operatore che viene installato in cantina oppure su palo o sulla facciata del nostro edificio entrano all'interno del nostro appartamento fino alla borchia ottica, dove poi collegheremo il nostro ONT oppure direttamente il nostro router nel caso in cui l'ONT sia integrato in esso. Per prima cosa bisogna notare subito che ci sono due possibilità: dal box che possiamo chiamare ROE oppure il PTE, oggi la terminologia PTE è molto più diffusa, può partire un cavetto singolo, quindi un cavetto che arriverà direttamente all'interno del nostro appartamento, di casa nostra, oppure un cavo multifibra composto da tante fibre, quindi fibre che andranno poi divise per raggiungere i diversi appartamenti, nel caso ad esempio di un palazzo. Esistono poi differenti tipologie di installazioni, in particolar modo cavetti adatti alla posa interna, intubazione all'interno degli edifici, e quindi dovranno avere tutti gli accorgimenti per essere a norma di legge, tra cui appunto il fatto di non dover prendere fuoco, propagare la fiamma, emettere fumi nocivi. Oppure abbiamo i cavetti adatti alla posa da esterno, quindi dovranno essere più resistenti agli agenti atmosferici. Nel caso di questo video, ho qui tra le mani una piccola matassina di un cavetto monofibra da interni, ma il cavetto per esterni è fondamentalmente molto simile, con in più all'esterno un ulteriore strato protettivo, una guaina esterna di colore grigio, quindi sarà leggermente più spesso. Nel caso del monofibra da interno, il cavetto ha un diametro di un paio di millimetri, questa guaina bianca. Sulla marcatura del cavo deve essere ben specificato la classe di appartenenza CPR, appunto per la posa in interni. Inoltre la siglatura di questi cavi prevede una lettera, in questo caso la lettera M, che ci indica che questo cavo è appunto un cavo che non propaga fiamma, fumi, eccetera. Se prendiamo la stripper con il foro più largo, se avete una stripper a tre fori, possiamo andare a rimuovere con semplicità la guaina più esterna. Sotto questa guaina esterna troviamo il Kevlar. Attenzione, questo Kevlar è molto importante perché serve appunto per la trazione del cavo. Se ad esempio dovete usare una sonda, oppure se per tirare il cavetto dopo che l'avete fatto passare intubazione dovete recuperare diversi metri, ecco, tutta la forza va applicata sul Kevlar, non sulla guaina, perché come posso dimostrare facilmente, ecco, si rompe. Quindi il Kevlar presente sotto la guaina bianca del nostro cavetto, abbiamo detto, serve per la trazione. Ecco qui, sotto questo buffer protettivo avremo poi la nostra fibra. Prendiamo nuovamente la stripper con il foro centrale e andiamo a rimuovere questo buffer, che ha un diametro che è leggermente inferiore al millimetro, di solito 0,9. Posso pizzicare leggermente e rimuovere con le dita il buffer esterno. In questo caso fate molta attenzione perché è facile andare a recidere la fibra. Ora, sotto il buffer troviamo nuovamente del Kevlar ed ecco spuntare fuori la nostra fibra. Attenzione a non confondervi, perché l'acrilato presente su questa fibra è trasparente, ma è comunque presente, quindi molto spesso vedo che le persone alle prime armi cercano di tagliare questa fibra nella taglierina e non ci riescono, non capiscono perché, pensano che sia la taglierina regolata male, invece no, è perché è presente l'acrilato ma è trasparente, quindi è facile confondersi. A questo punto, con il foro più piccolo della nostra stripper, possiamo andare a rimuovere l'acrilato per eseguire le operazioni di giunzione sul nostro cavettino. Ad esempio, quando il tecnico arriva all'interno del nostro appartamento dovrà giuntare questo cavetto con una semibretella, un pigtail, per terminare questo cavo
all'interno della borchia ottica per permetterci poi di collegarci semplicemente con una bretella. Mettiamo da parte il cavetto monofibra e prendiamo invece il multifibra. Eccolo qua. Il nome corretto di questi cavi è cavo mini breakout ed è composto da tanti pico breakout. I pico breakout sono questi, ogni singolo cavetto in fibra che abbiamo all'interno del mini breakout. Di fatto anche all'interno del cavetto monofibra è presente un pico breakout. La particolarità del mini breakout è il fatto che all'interno le fibre possano scorrere, possono scivolare facilmente per permetterci una particolare modalità di installazione che si realizza soprattutto negli edifici in quello che viene chiamato il cablaggio verticale, ovvero questo cavo viene posato da dove è presente il box dell'operatore, il PTE, ad esempio in cantina, fino all'ultimo piano. Poi, piano per piano, le fibre vengono sfilate e recuperate dal cavo per essere poi giuntate e indirizzate verso gli appartamenti. Per fare questa operazione abbiamo già visto che sul cavo viene realizzata un'apposita finestra e poi verrà installato un box di piano. Sarà quindi molto semplice per il tecnico prendere la fibra necessaria all'installazione o le fibre e appunto recuperare una scorta, una ricchezza sufficiente a eseguire la giunzione in questo modo. Normalmente queste finestrelle vengono realizzate a tutti i piani in modo che il tecnico possa recuperare quei 3 metri che passano da un piano all'altro, appunto tagliando la fibra al piano superiore. All'interno del mini breakout abbiamo detto ci sono i pico breakout. I pico sono dei cavetti monofibra che hanno una guaina protettiva esterna da poco meno di un millimetro sotto la quale è nuovamente presente uno strato di Kevlar, proprio come abbiamo visto all'interno del cavetto monofibra. Anche in questo caso l'acrilato presente sulla fibra è di colore trasparente, quindi attenzione a non confondersi quando andiamo a eseguire la giunzione, sarà sempre necessario rimuoverlo con la stripper. Anche per il mini breakout è prevista la versione da interni come questa di colore bianco e la versione per posa in facciata o comunque in esterni che è di colore grigio. In questo caso i due cavi sono fondamentalmente molto simili, non hanno grandi differenze in termini di diametro. I tagli più diffusi di questa tipologia di cavo sono da 12 fibre, 16 fibre, 20, 24 e anche da 36. Poi, a seconda delle differenti regole che ha l'operatore per il cablaggio verticale, utilizzerà un particolare tipo di cavo con un certo numero di fibre in relazione al numero di appartamenti da andare a servire. La marchiatura presente sulla guaina esterna del cavo, se a norma, dovrebbe riportare anche in questo caso tutte le informazioni sia sulla tipologia di fibra, in questo caso una G657A2, sulla guaina dei pico breakout e sulla guaina esterna del mini breakout. Per questo video è tutto, spero di avervi incuriosito e dato qualche informazione in più in merito ai cavetti che vengono installati all'interno dei nostri appartamenti. Io sono Alessio Martinelli, per maggiori informazioni vi invito a visitare il mio sito www.alessiomartinelli.it oppure fiberspecialist.it. Grazie, alla prossima!